sindaco, quali sono state le sue prime impressioni alla visita ai Remigini oggi 15 settembre, primo giorno di scuola? Primo giorno di scuola c'è sempre il timore di non avere l'edificio nel migliore dei modi o di trovare dei difetti, qualche difetto l'ho trovato anche stamattina che spero di mettere a posto al più presto, perché sono perfettamente convinto che i bambini, gli studenti debbano studiare in edifici ordinati e curati e cominciare ad acquisire il senso della bellezza. La scuola per Berceto è veramente molto importante, cerchiamo di far di tutto per mantenerla, visto che è una bella scuola, ha delle strumentazioni molto importanti che difficilmente in una scuola si possono trovare in tutte le aule, anche il laboratorio di informatica, quindi una bella palestra, siamo nelle condizioni migliori per far apprendere i nostri ragazzi. Tutto il resto poi dipende dagli insegnanti, dalle maestre e anche dai genitori e penso da tutta la comunità, perché l'educazione dei propri giovani è demandata a tutta la comunità oltre che alla famiglia. Ecco, lei è sempre stato uno strenuo difensore delle scuole di montagna, quindi si batterà sempre perché a Berceto la scuola media e la scuola elementare continuano ad operare. Sì, sia a Berceto che a Ghiare. A Ghiare abbiamo la scuola materna e la scuola elementare, ci fa piacere che ci siano, ci fa piacere che siano a Berceto, è indispensabile che nei paesi di montagna le scuole rimangano e bisogna anche sfatare il mito che non siano buone scuole. Io ottengo invece dagli insegnanti delle scuole superiori, quando poi i nostri ragazzi raggiungono altre località, invece dei complimenti nel fatto che i bambini che escono da Berceto, dalle medie di Berceto, sono sempre pronti e sono sempre molto anche disponibili, che quindi vuol dire che sono stati seguiti in questi anni. E questo mi fa particolarmente piacere, perché la scuola ha l'obbligo e l'impegno primario che è quello di insegnare ai ragazzi, quindi di farli trovare bene poi quando vanno alle scuole superiori. Ecco, un ultimo pensiero per i genitori dei ragazzi, che cosa si sente di dire loro? Genitori, io non sono genitore, per cui diventa sempre difficile fare le prediche agli altri. I genitori devono stare molto vicini ai loro figli ed è molto più importante dedicargli del tempo che dedicargli delle risorse e dei soldi, anche se servono questi per crescere i figli, però la cosa più importante è il tempo che gli viene dedicato. Se ci fossero tutti genitori dentro, ci sono tutti. Allora, il meridiano 8:15, 12:45. Poi adesso faremo la nostra attività di accoglienza come facciamo sempre. I genitori di prima, se vogliono fermarsi un pochino, lo possono fare, gli altri salutiamo. O comunque no, si fermano per fare il gioco dell'accoglienza. Ma la quinta, che sono i granfoni qua con me. Prego. Si è tolto lo zaino? Dunque, adesso
adesso voi, con l'aiuto dei genitori, dovete dirmi per ogni lettera dell'alfabeto una parolina che vi ricorda la scuola e voi a turno la scrivete. Cominciamo con... un po' difficile. Elementari. Elementari, però non si chiama più elementari, ma è lo stesso. Dai. Elementari, ti tocca. Vai, Davide. F. Questo è facile. F di? Forbice. Forbici. E poi ce n'è ancora. Fogli. Ce n'è ancora. Chi l'ha detto poi? Forbici l'ha detto la Grecia. No, fogli, la Rebecca. Ah, fogli, sì. Non scrive tanto, capi il pennarello, dai. Abbiamo detto forbici che ha detto Grecia. Forbici. G o G? Quello si vede un pochino. Forza, forza. Dai, dai. Una cosa gomma. Che mancano due, quella verità, che si sono persi già al primo giorno, forse una destra e l'altra non sappiamo, Eleonora ci è scappata Eleonora di Marbona, sarà in vacanza da qualche parte ancora, non mi ha detto niente, non mi preoccupare, va bene. Quindi questa è la nostra squadra delle medie. Oggi